Bene ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi, dopo 3 giorni di utilizzo intenso, mi trovo qui a fare la recensione di LG G Flex, versione coreana, quindi import, che non si differenzia a parte dalla versione che uscirà in Italia, se non per le applicazioni preinstallate dell'operatore, che è Olle, e per l'antennina per la TV, che in Corea funziona, in Italia ovviamente no. Posta nel retro del telefono. Bon, parliamo di questo telefono. Allora, innanzitutto diciamo le dimensioni. Dimensioni abbastanza considerevoli, che sono di 160,5 x 81,6 x 7, uno spessore che va dai 7,9 agli 8,7. Display curvo, come abbiamo già visto. Display curvo con una nuova tecnologia P-OLED da 6 pollici. La risoluzione, di cui poi ne approfondiremo meglio più tardi, è di 1280x720 pixel, con 16 milioni di colori, 245 ppi. Il vetro è Gorilla Glass 2. Per quanto riguarda invece l'hardware, abbiamo una RAM da 2 giga. Una CPU quad core Qualcomm Snapdragon 800 da 2,3 GHz e una GPU Adreno 330. Lo storage è di 32 GB e la batteria, punto forte di questo telefono, di cui poi approfondiremo più tardi, prima batteria appunto curva da 3500 mAh. Passiamo all'utilizzo effettivo di questo. Ah, mi sono dimenticato forse il peso di 177 grammi. Passiamo a parlare dell'utilizzo di questo telefono. Allora, innanzitutto vorrei elogiare questo telefono per la luminosità, in quanto ha una luminosità fantastica. Uguale, diciamo, a quella del G2 per intenderci. Rende, anche se lo schermo non ha una definizione altissima, rende davvero bene. Infatti, la pecca di questo schermo, adesso non riusciremo mai a vederlo dalla telecamera, ma con una luminosità bassa, sullo schermo, si vedono abbastanza i pixel e soprattutto, quando noi, tiriamo, per esempio, sblocchiamo il telefono. Lasciamo la schermata di blocco per un attimo con questo orologio abbastanza grosso e poi sblocchiamo. Sul display sotto rimane impresso per un pochino di tempo l'orologio che c'era nel lock screen. Diciamo che bisogna farci un po' l'abitudine. All'inizio, quando prendi in mano il telefono, dici: ma, cavoli, pensi che sia addirittura difettato. In realtà è fatto così proprio il display con questa nuova tecnologia P-OLED. Inizio subito elogiando la batteria, in quanto mi ha permesso di fare con il mio uso intenso un giorno e quasi e mezzo. Diciamo che abbiamo fatto un giorno e poi siamo arrivati circa a mezzogiorno del giorno dopo, lasciandolo acceso anche la notte. Altro punto di forza assolutamente, il punto su cui lo elogio di più è la rete del telefono. Ha una potenza di segnale che è allucinante. Qui in casa mia, con iPhone 5S, Note 3, LG G2, che sono telefoni che comunque hanno tutti l'LTE, non prendeva quasi mai. Prendeva una tacca, però poi appena facevi per connetterti passava subito in HSDPA. Con questo mi prende LTE al massimo. E la connessione va velocissima perché ho fatto anche uno speed test e siamo in 51 megabyte di download e una ventina in upload, quindi ottima come velocità. Facciamo subito una prova telefonica. Chiamiamo il 414. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle. Si sente davvero potente, addirittura forse a volte è anche un po' gracchiante, tenuto al massimo. Lo speaker appunto è potentissimo, poi dopo lo vediamo bene con la sezione audio.
Speaker davvero potente, segnale fantastico. Adesso non so perché è passato a 3G da LTE, vabbè. Tuttavia, questo telefono, sotto l'aspetto appunto telefonico, è fantastico. Poi passiamo al display. Allora, parlando di display, inizierei dicendo che appunto i colori sono ottimi. Adesso vi faccio vedere subito dalla sua applicazione, ecco qua. Allora, per quanto riguarda i vari colori, sono ben definiti, molto luminosi, forse anche un pelino troppo luminosi. I neri sono davvero fatti bene, sia dalla casellina più in basso, adesso qua sembreranno tutti neri, ma vi assicuro che si distinguono le caselline quasi tutte, a parte forse l'ultima, ma i neri rendono davvero bene, i bianchi anche questi rendono davvero bene. Angolo di visione, ecco, anche quello è veramente ottimo, si vede benissimo, adesso non uso l'applicazione apposta, ma come potete vedere l'angolo di visione è ottimo. Diciamo il livello di Xiaomi, visto che è stato l'ultimo telefono che ho recensito. I video li legge tutti con il suo player, quindi vi parlo di MKV, di VX, MP4. Adesso non li ho dentro al telefono, ma vi assicuro che prendono tutti, che funzionano tutti. Ecco, parliamo di audio. Parliamo di audio e vi dico che penso sia uno dei telefoni con le casse più potenti che abbia mai avuto. Più di Oppo N1. Adesso vi faccio sentire. L'audio è veramente pazzesco, secondo me, il più alto in assoluto, è il telefono con lo speaker più potente, secondo me, che si può trovare su un telefono. Per quanto riguarda il browser, usiamo il browser stock. Browser Studio, scusate, browser stock, andiamo su solita prova che fanno tutti, theverge.com. Vabbè, c'è anche da dire che siamo in LTE, quindi la velocità di caricamento è davvero davvero veloce. Però adesso vi faccio vedere sul full site appunto non tanto la velocità di caricamento, quanto invece il vero e proprio utilizzo di questo web browser, che è quello integrato di LG. Allora, scrolling va benissimo, fluido. Pinch to zoom va benissimo anche questo. Non lagga niente. Browser è ottimo, direi. Non ha la reimpaginazione, almeno così mi sembra. No, però adesso anche le scritte si vedono non benissimo, perché comunque la definizione, che non è eccellente, che non è un Full HD, si nota, però comunque si riesce a leggere davvero bene. E poi c'è da dire che sullo schermo curvo, adesso dalla telecamera non si vede, ma il fatto di fare uno scrolling delle pagine su e giù dà questo effetto rialzato, che è davvero bello da vedere. Ah, stessa cosa nei video, che quando guardiamo un video con il telefono messo in orizzontale fa proprio effetto cinema, nonostante lo schermo sia comunque non quello di un cinema, lo schermo sembra quasi più lungo di quello che realmente è, grazie a questa sua stondatura. Sotto questo punto di vista, ecco, il display stondato è una chicca in più. Per l'utilizzo normale, secondo me, alla fine non serve a niente, quindi alla fine non so se ne vale veramente la pena metterlo su un telefono.
Ecco, parliamo di fotocamera. Allora, fotocamera frontale, abbiamo una fotocamera da 2,1 megapixel, permette di fare registrazione in Full HD, mentre la fotocamera posteriore, posta sopra i tasti che sono anche questi posteriori, tasto power, tasto volume su, volume giù, e qua abbiamo invece la fotocamera da 13 megapixel con sensore BSI a 60 fps, flash LED, e questo qua è l'infrarosso per la TV. Che se sapete, avete già sentito, visto recensioni di LG, sapete che gli ultimi LG hanno l'infrarosso per poter controllare la TV via infrarossi, appunto. Fotocamera, prendiamo il nostro Buzz. Allora, vi posso assicurare che la fotocamera è buona, perché comunque le foto le fa abbastanza bene. Ma non è eccellente perché comunque se noi lo paragoniamo anche allo Xiaomi o all'LG G2 o al Note 3, secondo me sono un po' meglio rispetto all'LG G Flex. L'LG G Flex diciamo che perde soprattutto nei video perché non ha uno stabilizzatore e nelle foto perché comunque non avendo uno stabilizzatore devi avere proprio la mano ferma. Se tu ti muovi un minimo la foto verrà sgranata. Sfocata appunto. Quindi sotto l'aspetto foto bisogna essere molto fermi. Però comunque abbiamo una fotocamera da 13 megapixel, la risoluzione è da 13 megapixel, quindi è ottima. Non ci si può lamentare, comunque è una delle fotocamere insieme a Xiaomi, LG G2 e Note 3 più belle che si possono trovare su uno smartphone, tralasciando quelle dei Lumia che vabbè, quelle sono una marcia in più, secondo me. Poi parliamo di giochi. Allora, parliamo di giochi. Ho scaricato Real Racing 3. Lo apro adesso con voi per la prima volta. Quindi ci metterò un po' a caricare. Ecco, anche i giochi, questo display curvo rende davvero tanto perché il fatto di essere curvo ti fa quasi entrare nel gioco. Nonostante lo schermo poi sia quello che è, cioè non abbiamo un Full HD. L'audio è pazzesco. Adesso qua ci farà ruotare. Freniamo, mettiamo. Vai, si parte. Dai, comunque alla fine la definizione per carità non è così male. Cioè si nota di più sulle schermate principali sul launcher che sui giochi o sui video. Beh, direi che è fluidissimo il gioco ai livelli di Xiaomi Mi 3. Tranquillamente, anche qua non c'è. Non ci sono micro lag. Ma il gioco è perfetto, poi valutate voi. Secondo me, questo telefono è a livello di prestazioni ottimo. A livello di schermo, così e così, un 50-50, perché mi piace il fatto che sia curvo per l'aspetto giochi, video, ma anche telefonata, per esempio, che è ergonomia in mano, che è un po' più comodo, ma la risoluzione è una cosa che, soprattutto sulle schermate, sul launcher, non mi fa impazzire. Mentre per quanto riguarda, vabbè, personalizzazione LG che conosciamo, quindi, vabbè, Quick View, la possibilità di aprire dei widget sullo schermo, per esempio browser, apriamo il browser, ci apre il widget sullo schermo. 900 euro, che sarà il prezzo di uscita in Italia con Vodafone, sono eccessivi secondo me. È vero che è un telefono innovativo, che c'è uno schermo curvo, l'altra chicca di cui non ho parlato è la battery cover, che è fatta con un materiale rigenerante, quindi se noi faremo dei micrografi scaldandola, questi graffi andranno via, certo non crateri, si parla di graffietti. Ok, anche per questa nuova tecnologia della back cover il prezzo può aumentare un attimo, ma 900 euro per un telefono che non è neanche Full HD, secondo me sono davvero eccessivi. Tuttavia, io non ho saputo resistere a questo telefono perché, come sapete, amo la tecnologia e mi ci sono buttato e l'ho preso. Ok, non è la versione italiana, è la versione coreana, ma alla fine non cambierà nulla se non il fatto che questo telefono è brandizzato Olé e non Vodafone.
Non mi sento di consigliarlo, di consigliarla la com di com a qualcuno di comprarlo, perché comunque 900 euro sono davvero tanti. Tuttavia, ci sono modi e modi per riuscire ad averlo di meno. Se siete degli appassionati, se dovete per forza provarlo a tutti i costi, io vi dico, vabbè, provatelo perché ne vale la pena, è qualcosa di nuovo che non si è mai avuto in mano. Penso di aver detto tutto. Se ho dimenticato qualcosa o volete degli altri paragoni o degli approfondimenti su qualcosa, mettetelo nei commenti del video. Vi saluto, ragazzi. Ciao a tutti, da Daniele.